Questa domenica ci muoviamo su un versante abbastanza concreto, anche se per quanto riguarda la società ebraica questo argomento era estremamente diffuso, oggi magari un po' meno, ma non è tanto la storia in sé per sé quanto la morale. Domenica scorsa Gesù ha enunciato il grande comandamento diviso in due, dell'amare Dio con tutto noi stessi e dell'amare il prossimo come se stessi. Invece nell'accordo che mi possono offrire queste letture, che vi lascio sempre giù nell'info box, abbiamo un rimprovero e un'esaltazione. Si presenta la figura di questa vedova che dà tutto quello che ha, il suo povero patrimonio, per onorare Dio. E lo sguardo così beffardo, cattivo, di quei giudei che si sentono perfetti nella loro condizione sociale. Allora, il rimprovero verso questi ultimi, perché danno del loro superfluo, puntano il dito, hanno sempre la bocca piena di sentenze, e invece la bontà di una donna che non aveva nulla e che ha dato quel pochissimo che aveva, mostrando però una grande fede in Dio. Incurante del suo presente, con un'attenzione verso l'abbraccio di un Dio onnipotente ma che ha cura dei suoi figli. Possiamo tranquillamente sostituire la vedova con qualsiasi figura, una donna, un giovane, un anziano che o è in ricerca o desidera una protezione oppure ha un desiderio. Il comandamento dell'amore, la volontà di aver fede in Dio, mostrano i sentieri di un approdo che magari agli occhi di oggi potrebbero essere non certi, ma sono preghiera raccolta da Dio. Amiamo molto di più quella dimensione sì spirituale ma anche concreta dell'amore che si fa dono non del superfluo ma di ciò che è veramente importante. Il nostro tempo, le nostre energie, la nostra anima, il nostro cuore deve cercare una dimensione, un momento per unirsi a Dio, guardando sempre al valore delle nostre azioni. Ecco che allora l'intenzione diventa molto più importante dell'azione stessa, e ciò che Dio sa leggere nel cuore, ciò che Dio sa vedere in noi, è l'esatta intenzione di quello che noi desideriamo. Se la nostra intenzione non è volta al bene, sicuramente sarà volta al suo contrario.